Salve, allora io in questo ultimo congresso della SOI, che sicuramente è decisamente nuovo perché è il primo congresso virtuale della SOI, ho tenuto un paio di relazioni, una nell'ambito del simposio dell'AICER. Io sono segretario dell'AICER da tanti anni e l'AICER ha portato alla SOI, diciamo, le novità sul segmento anteriore. Nell'ambito di queste novità ho parlato dei coloranti e del loro utilizzo nella diagnostica del segmento anteriore e soprattutto della superficie oculare. E una analoga relazione era stamattina sulle tecnologie più avanzate nella chirurgia della cataratta e anche lì l'importanza della superficie oculare per ottenere il miglior risultato possibile anche dal punto di vista biometrico per il paziente, quindi avere un buon risultato refrattivo, la superficie oculare, dicevo, è estremamente importante. Quindi, in pratica, lo scopo, diciamo, della mia presenza in questo congresso è stato quello di portare l'attenzione di tutti noi oculisti, anche di coloro che si interessano prevalentemente come me di chirurgia, di portare l'attenzione verso quello che è lo studio preliminare della superficie oculare. Questo studio preliminare è necessario, porta via qualche minuto, ma è necessario perché ci aiuta a valutare che paziente abbiamo davanti. Il paziente che ha bisogno di un intervento di cataratta può essere un paziente che ha un dry eye e che è cosciente di avere questa malattia. Allora, se nel post-operatorio ha un peggioramento dei suoi sintomi, ok, se lo aspettava. Il paziente che viene da noi può avere un dry eye, cioè avere i segni del dry eye, ma non avere sintomi. Ebbene, questo tipo di paziente è estremamente pericoloso per noi, perché questo paziente probabilmente con il nostro intervento, che farà da goccia che fa traboccare il vaso, avrà dei sintomi e accuserà il chirurgo, la procedura chirurgica, di essere stata la responsabile di questi sintomi che prima lui non aveva. Quindi è molto importante identificare questa tipologia di pazienti ed informarli che ci può essere con probabilità un qualche sintomatologia nel post-operatorio. Ma oltre che informarli, perché per il paziente è fondamentale sapere i fastidi cui può andare incontro, bisogna anche individuarli bene e soprattutto curarli. E quindi naturalmente andremo a valutare quelle che sono le alterazioni della superficie e per fare questo in una tempistica abbastanza obbligata, diciamo, di indagine sulla superficie, noi avremo il momento poi di dover mettere i coloranti. I coloranti ci aprono un mondo. Quando noi valutiamo il paziente alla lampada a fessura, abbiamo delle sensazioni. Poi mettiamo la prima goccia di fluorescein e ci rendiamo conto che magari la patologia del paziente era molto più evidente di quello che a noi sembrava ad una prima occhiata. Un altro colorante importante è il verde di lissamina, che tra l'altro ora esiste anche in collirio in forma liquida e quindi è molto più dosabile e dà delle informazioni estremamente interessanti perché una colorazione della congiuntiva da verde di lissamina sicuramente ci deve portare ad inviare il paziente da un reumatologo con il forte sospetto che si tratti di una malattia di tipo reumatico. E quindi lo scopo dei coloranti è quello, nell'ambito della visita sul segmento anteriore e soprattutto sulla superficie oculare, di metterci in evidenza cose che altrimenti noi non potremmo vedere. E ribadisco, questo tipo di indagine è estremamente importante su quei pazienti che magari andiamo a dover operare. E allora un paziente che deve fare un intervento di cataratta e che magari al quale vogliamo consigliare una lente ad avanzata tecnologia, per esempio, dobbiamo assolutamente sapere che la sua superficie sia in grado di sopportare questo tipo di situazione, perché altrimenti potremmo andare incontro ad un fallimento. Anche mettendo una lente perfetta, il paziente potrebbe lamentarsi. I sintomi da dry eye sono sintomi molto invalidanti. E allora in questa tipologia di paziente o riusciamo a correggerli prima dell'intervento o è meglio desistere dall'attuare una procedura chirurgica che sicuramente è quella migliore che noi possiamo fare, ma che deve essere somministrata, data a una certa tipologia di pazienti. Quindi
grande attenzione alla superficie, anche perché le alterazioni della superficie ci possono dare degli errori biometrici, alterazioni dell'epitelio ci danno dei K che sono alterati e di conseguenza anche la nostra refrazione postoperatoria sarà alterata. Pensate che basta sbagliare di 0,1 mm i K per ottenere un errore refrattivo che supera la mezza diottria. Quindi grande attenzione alla superficie oculare, lo possiamo fare in pochi minuti, possiamo anche utilizzare dei topografi di ultima generazione che ci danno delle informazioni interessanti, l'importante è che noi pensiamo che stiamo facendo una cosa importante nell'interesse del paziente. Grazie.